Sabato 3 ottobre, in occasione della giornata dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, la Banca di Cambiano ha aperto le porte della sua nuova sede fiorentina, Villa Fagan. L'iniziativa si inserisce nell'ambito degli interventi promossi dal settore bancario per valorizzare il patrimonio artistico nazionale e a sostegno della cultura come motore di sviluppo per il Paese. Villa Fagan, finemente restaurata per l'occasione, si erge quindi a testimone della straordinaria crescita che la Banca di Cambiano ha conosciuto negli ultimi 20 anni. Numerose le persone giunte a conoscere più da vicino Villa Fagan, restituita al suo antico splendore di Villa Borghese, dove funzionalità e fascino convivono, come racconta il professor Antonio Paolucci. Questo restauro conservativo, fatto con grande eleganza, con grande rigore al tempo stesso dal professor Francesco Gurieri, mio amico, che ha lavorato benissimo, ho dato un'occhiata adesso, appena finita, l'avevo già vista già quando era in corso la trattativa d'acquisto da parte della banca, quindi alcuni anni or sono, e vedendola oggi finalmente conclusa l'operazione di restauro, devo dire che un'operazione più elegante, più intelligente non si poteva fare. La Banca di Cambiano ha saputo, del resto, radicarsi nel territorio e parlare al cliente, che oggi è supportato dall'ausilio di mezzi e di canali altamente tecnologici e innovativi. Il presidente della Banca di Cambiano, Paolo Regini, ha parlato di questa giornata. Questa è la sede principale per l'area fiorentina. Volevamo, nel momento in cui siamo arrivati a Firenze, abbiamo già aperto 5 filiali, altre ne apriremo nei prossimi mesi, volevamo dare un segno tangibile, forte, di un intervento che seguisse la tradizione della Cambiano. D'altra parte, anche il direttore Francesco Bosio ha raccontato la genesi di questa storica iniziativa. Noi quest'anno, appunto, per la prima volta abbiamo aderito con l'intenzione di mostrare il recupero di Villa Fagan che abbiamo realizzato con un intervento che ha impegnato per molto tempo, ma che ha dato come risultato qualcosa veramente di pregevole. Al mattino, inoltre, era stata presentata una straordinaria macchina, opera del genio di Leonardo da Vinci, che il professor Galluzzo ha provveduto a illustrare. Una delle realizzazioni che ha più colpito anche l'immaginazione del mondo contemporaneo, realizzata alla fine degli anni 70 del 400, quest'idea è stata a lungo incompresa perché ne restava solo un disegno impreciso, finché alcuni anni fa, grazie anche al contributo determinante di Banca di Cambiano, un'equipe di studiosi ha finalmente decifrato il disegno di Leonardo. Una grande giornata dunque, che non ha lasciato indifferenti le molte persone accorse a Villa Fagan.